farmi pentire di averti permesso di rintracciarmi. Sì, certo che voglio partecipare. Che tu dica qualcosa di prevedibile. Sì, lo so, non è probabilmente il tipo di luogo più adatto a un briefing. Ah, quindi questo sarebbe un briefing, eh? Non dovresti bere caffè se sei già così nervoso. Perché non dovrei essere nervoso? Tu mi chiami al numero privato, mi illudi che c'è una missione super segreta, magari anche pericolosissima, e mi ritrovo qui a sorseggiare il solito caffettino del cazzo. Magari la missione super segreta c'è davvero. Sì, io sono Biancaneve. Dico sul serio, forse non è quello che ti aspettavi, ma ho bisogno di te per una questione privata e molto, molto pericolosa. Non è la stessa cosa, dolcezza. Io mi sono messo al servizio del paese, non delle tue faccendine private per tirarti fuori dai guai ogni volta. Dimentichi chi ti ha fatto avere il posto? Sì, mi ha dato una piccola spinta, lo so, ma ho dimostrato quanto valgo. I risultati hanno fatto addrizzare pure i peli del culo ai tuoi superiori, se non sbaglio. Esatto. È per questo che si fidano di te. E anche io. Lascia stare, tanto non avrai mai la mia occasione neanche tra 1000 anni. Dimmi di che cosa si tratta, va. Un'infiltrazione. Devi tirare fuori un ostaggio da una base segreta e portarlo a me. Che cosa carina. Ma come mai una cosa così delicata sarebbe una tua questione personale? L'ostaggio fa parte di un'organizzazione privata in Giappone. Ufficialmente è una cosa che non ci riguarda. Come mai riguarda te allora? Diciamo che devo un favore a quell'organizzazione e... è sotto la mia custodia quella persona. Come, scusa? Ti prego, aiutami! Quando mi fai gli occhioni dolci in quel modo vuol dire che sei proprio disperata. E va bene, che devo recuperare? Agente S91. Sì. Il drone ha localizzato la ragazza in fuga. Ehi. Mi confermi che è questa l'area dell'obiettivo? Sul serio ci stiamo facendo mettere alle strette in questo modo? Non è po- Scusate, potete prestarmi quest'auto? Ma che cazzo! Attenzione, attenzione, avverto degli spari. Niente, niente, c'è un imbucato alla festa. Uno di loro. Ferma, dove sei? Quella pistola l'hai assemblata tu! Fammela vedere! Ma che... Ehi, ferma, non ti avvicinare, non costringermi al palco! Cosa? Hai avuto anche il fegato di spararmi. Complimenti. Ti ha mandato Ana? Tu sei l'agente S91? Orrendo come nome in codice, vero? Devo trovarne uno migliore. Mi manda Ana. Ha mandato te. Pensavo avesse di meglio nel suo reparto. E che cosa vorresti insinuare? Dammi quella pistola. Ok, tieni pure. Non ho mica bisogno di un'arma per affrontarti. Wattà! Ma ti senti bene? Hai la febbre per caso? Che cosa dici? Andiamo. Ti porto alla base. Hanno preso in custodia Chisato. Non è stato facile catturarla e voi ve la siete fatta scappare. È una risorsa fondamentale. Ci serve. Oh, eccolo, è arrivato. Ciao! Ehi, Ana. Grazie per questi bei giocattolini. Dimmi la verità. Che cos'è lei? Cosa intendi? Quella lì ha tranquillamente evitato un mio colpo di pistola e me l'ha strappata dalle mani come fosse un giocattolo. Ti dà fastidio, eh? Dimmi cos'è. Una ragazza molto in gamba, sicuramente. Non prendermi per il culo! Sono contenta che ti stia simpatica. Da oggi farete coppia. Come? Ordini dall'alto, caro Reeko. Per un po' l'agente Chisato opererà con noi. Ed io ho suggerito te come suo partner. Non ti dispiace, vero? Tieni. Qua ci sono tutti i dettagli sulla missione e su quelli a cui diamo la caccia da anni. Mi raccomando, puoi condividerle solo con Chisato. Da oggi lei è la tua partner. Sono certa che insieme farete grandi cose. Ok, diamo un'occhiata a sti documenti. Devo dire che la situazione è interessante. Questo gruppo di terroristi è da un bel po' in circolazione e io ne vengo informato solo ora. Dopo l'ultimo colpaccio all'istituto Alan si sono appropriati di apparecchi tecnologici sofisticati e finanziati dal governo giapponese. Il che gli ha dato un livello di priorità maggiore, poiché non si sa cosa potrebbero combinarci con quegli affari. Si tratta di tecnologia ancora sperimentale a quanto pare, roba grossa. Quello che non capisco è perché fino ad ora se ne siano dovute occupare soltanto le Licoris. È il momento di mettere alla prova la mia nuova 9 mm. Ah, un'ultima cosa. Chisato usa solo armi non letali. Dovrai adattarti a farlo anche tu. Non vogliamo una scia di cadaveri per questa operazione. Tieni, usa questa. Te l'ho preparata io. La mia pistola, cosa gli hai fatto? Dov'è il caricatore? Cosa sono questi? Cosa hai fatto alla mia piccola? Ma quanti anni hai? 12? Sa di schifo. Programma Licoris. Ragazze orfane prese in custodia e addestrate fin dall'infanzia per eseguire lavori puliti e impeccabili. Pensavo che questa folle idea fosse solo uno scherzo, ma Chisato mi ha decisamente mostrato il contrario. Lei sembra contenta della vita che fa, nonostante la sua incredibile purezza. Ed inoltre è considerata la migliore perché riesce effettivamente a portare a casa il risultato, senza uccidere nessuno. Per non parlare della sua innata abilità di schivare i proiettili, tramite il movimento del corpo, le caratteristiche di un'arma, la linea di vista del tiratore e la posizione del dito sul grilletto, può cronometrare la perfetta manovra evasiva o il contrattacco. Quello con la granata! Razza di idiota, vieni qui! Senti un po' tu. Sei sbucata fuori dal nulla. Hai preso il comando. E seguo i tuoi ordini adesso. Mi hai umiliato, mi hai strappato la pistola dalle mani. Hai fatto praticamente tutto da sola là dentro. E quindi, adesso, ti chiedo solo una cosa. Ti prego, insegnami! Eh? Io non ho motivo di disprezzarti. Anzi, all'esatto contrario, veramente. Mi piaci. Ho bisogno di esercitarmi con te. Me lo fai questo favore? Ok. Devo dire che non me l'aspettavo, ma... Allora, se esiste la possibilità di poter diventare di più, di poter apprendere anche solo in parte simili capacità, io devo riuscirci. Puoi fare di meglio. Sembra che tu non ti tenga bene in forma. Devi migliorare anche la tua prestanza fisica. Ci provare, bello. Come sarai riuscito ad ottenere questi risultati in così poco tempo? E nonostante quel fisico poco allenato, lui sembra diverso da tutti gli altri. Non saprei neanche come spiegarlo. Complimenti, banda di incapaci! Non solo, ora hanno Chisato dalla loro parte, hanno anche catturato uno dei nostri per interrogarlo. Bisognerà rimediare assolutamente a tutto quello che è accaduto oggi. Senti che freddo, vabbè. Allora Chisato, oggi... Che parte dell'addestramento ci aspetta? Andiamo! Devi anche saperti rilassare un po', caro mio. Che vuoi dire? Oggi è la vigilia di Natale. Te ne sarai accorto, spero. Scusa, ma per me i giorni sono tutti uguali. Eh? Ma dove vivi? Forza, andiamo a divertirci. Come? Sarebbe una specie di appuntamento? No, consideralo parte del mio addestramento, ok? So this is Christmas. Ho pure dimenticato di prendere una giacca, vabbè. Cos'è, ti piacciono i cagnolini depressi? Pensi di potermi battere? Mangia la polvere! Come? Sempre a rompere le scatole e poi tu ti ingozzi di pancake? Perché lo fai? Uccidere, intendo. Anche quando non ce n'è bisogno. Quelli come me lo fanno per evitare che debba farlo qualcun altro. Ti riferisci a me? Beh, anche se non intendi farlo. Ricordati che hai delle responsabilità comunque. Non sei una paladina della giustizia o quant'altro. Non è questo il punto. Io rispetto i tuoi ideali, ma un giorno dovrai prenderti le tue responsabilità, ecco tutto. Sì, beh, anche tu. Ad ogni modo, c'è dell'altro, non è vero? Avevo solo 4 anni. Ci è crollata addosso la casa. Che cazzo gliene poteva fregare a quelli dell'esercito? Dei cosiddetti danni collaterali. Se una madre o un padre morivano asfissiati sotto le macerie, su un bambino veniva tirato fuori dopo ore e ore, tra agonie, con un irrimediabile danno alle corde vocali, tra l'altro. Ti piace la mia voce? Frutto di quella bellissima esperienza. a questo mondo, o uccidi o vieni ucciso. Se solo sapessi l'odio e il rancore che mi pervadono. Non ci starà a pensare, sono solo i miei traumi del Vietnam. Hai freddo, di la verità. Ma sono abituato a temperature peggiori, sai in che zone operavo io? Sì, sì, ma adesso non sei in missione. Dai, metti questa. Che cos'è? Apparteneva ad un agente che si è sacrificato in una missione tempo fa. Si mise davanti alla sua partner per salvarla da un proiettile. Lei non può tenerla. Dice che ricordarlo la fa stare male. Neanche arriva. Inoltre è da uomo e noi Licoris siamo tutte ragazze, quindi ho pensato di darla a te. A me? Sì, perché mi sei simpatico. Grazie. A dire la verità, tu me lo ricordi in qualche modo. Allora lo conoscevi? Certo che ti dona il grigio, non c'è che dire. Non so da dove scaturisca questo mio senso del dovere. Questo continuo bisogno di contrastare le ingiustizie. Il desiderio che qualcun altro non sia costretto ad impugnare una pistola e rischiare la propria vita. È forse egoistico da parte mia. In verità, penso che dovrebbero essere tutti come lei. Sì. Abbiamo solo da imparare da Chisato. Parla, brutto bastardo, dove si nasconde lui, eh? Non importa, io sono già morto. Non mi piace il tuo atteggiamento. D'accordo, continua a fare il vago. Domani tornerò e ti farò parlare anche a costo di pisciarti in quella lurida boccaccia, capito? Tutto ciò che conta è che presto, ben presto, la rinascita si compirà.